I giochi psicologici di cui vi ho parlato nell'altro video, sono dei giochi che vengono spiegati solitamente da quello che viene chiamato il triangolo drammatico, che prevede tre ruoli fondamentali: il ruolo di vittima, di salvatore e di persecutore. Se ad esempio pensiamo alle relazioni tossiche, in cui da una parte magari c'è la persona che può avere delle tendenze alla dipendenza affettiva e dall'altra magari un soggetto che può avere dei tratti narcisistici, succede che i ruoli maggiormente utilizzati, ricoperti, sono la vittima, il salvatore da una parte e dall'altra parte invece un persecutore. Il dipendente affettivo ha necessità di essere amato e riconosciuto. Questo ha imparato a farlo prendendosi cura degli altri, cambiandoli, cercando di migliorarli. Quindi è come se si dovesse meritare in qualche modo quell'amore e guadagnarselo attraverso il prendersi cura dell'altro. In questo modo ricopre il ruolo del salvatore. Dall'altra parte abbiamo un narcisista che ha bisogno di proteggere il proprio ego ferito e quindi hanno necessità di dimostrare il proprio valore, la propria capacità di conquistare, spesso sono anche dei traditori seriali. In questo modo cercano di dimostrare le proprie capacità, sembrano i principi azzurri, le persone che sanno amare, sanno far sentire la persona speciale. E proprio per questo risultano essere un po' salvatori e un po' perseguitori. I ruoli all'interno del triangolo drammatico poi non sono mai fissi, ma tendono a ruotare a seconda dei momenti, delle fasi della relazione. Solitamente il dipendente affettivo poi finisce per essere la vittima di tutto questo gioco.